Conosceva palmo a palmo questi terreni fino alle zone più impervie, tanto da avventurarsi alla guida del suo trattore senza alcun problema e con estrema facilità, sicuro di sé. Ma l'ultima volta, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Il mezzo lo ha tradito. Gabriele Loconte, 87 anni, non è riuscito a controllarlo. Ha tentato invano di fermarlo, ma è rimasto gravemente ferito a terra mentre il trattore proseguiva la sua folle corsa solitaria in fondo alla vallata tra la vegetazione. L'anziano è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane e, vista la gravità delle fratture e lesioni riportate, successivamente ad Avellino, dove purtroppo è deceduto. Quando ti fermavi per la strada, che parlavi con qualcuno, lui sempre disponibile, sempre che non ha mai creato difficoltà a nessuno, diciamo, sempre gentile. Padre di un unico figlio, residente in Inghilterra, un grande e instancabile lavoratore, Gabriele, un marito esemplare, era lui ad accudire amorevolmente sua moglie, Libera Bongo, di 91 anni, gravemente ammalata, trasportata anche lei al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane dopo l'intervento dei servizi sociali. Lui ha un figlio che sta in Inghilterra, Michele, ma a me dispiace assai che è morto, perché diciamo era bravissimo. Un dramma nel dramma, il legame affettivo tra marito e moglie che si spezza per sempre in un attimo, la vita che finisce improvvisamente dopo tanti sacrifici e due cani rimasti soli ad attendere, impazienti, chi purtroppo non tornerà più a casa.